Maurizio! C'è Maurizio! Eccolo là! Addirittura! Al suo segnale! Buonasera! Come va? Ha fatto fuori quell'altro, eh? Ho fatto fuori? Io? Gli ha fatto niente. No, ha fatto tutto da solo, venite devo dire. Venite qua. Te non mi piacevi da inizio del programma. Eh? Hai cominciato lì, lì, lì. Sei partito dalla finestra. Non ride che te fa fuori pure a te. Io ho paura di Casa Grande. Eh sì. Parlate di... vedere, lo vedete a Battista? Dimenticatelo. Io sto a scherzare, è una battuta. No, lo so. È una battuta. Rimango? Rimani. Puoi rimanere, puoi rimanere. Grazie. Battista! Battista! Ciambelline di Roma, le fa mia zia, è morta, però ha lasciato la ricetta. No, le pomangia sono speciali, eh? Allora, Maurizio e la bella... Ma ci stavano parlando delle buche di Roma. Si fa presto, signore? State a Napoli, ci avete le strade, sembra la bocciofila, tutto liscio. Noi no, noi, cara signore, ti faccio vedere. Regia, mi fa vedere una tipica buca di Roma? Queste sono buche, guarda qua. Me la inquadri. Si inquadra? Mo arriva piano piano, non c'è fretta. Queste buche di Roma, non so buche, sono dei piccoli trafori. Tu la prendi, esci da un'altra parte con una grande comodità. C'è gente che dice ancora, fai la buca da Tiburtina. Io discussi con un sindaco. Discussi, ho detto bene? Colpo di fortuna, ragazzi. Io non sono scolarizzato. Il sindaco disse che dobbiamo chiudere queste buche. Ma che sei scemo? Illuminale. Metti un LED ogni buca e da sopra è uno splendore e tu ci ridi. Allora, col motorino, caro signore, che si chiama? Leonardo? Bernardo. Vabbè, sto pezzo lo tagliamo, lo levamo. Come ti chiami te? Mimmo. È più credibile Bernardo, chiedo scusa. È bello Mimmo come nome. A Bernardo. Ci sono delle buche a Roma che tu entri col motorino e esci da un'altra parte. Però la cosa che vi farà strana è questa qua. 007, James Bond, ha fatto 20 film, l'ha fatto per tutto in Cina, in Turchia, con l'Aston Martin, 200.000 euro di macchina. È arrivato a Roma, via di fuori imperiali, prende la curva del Colosseo e gli si rompe il semiasse. Questo ha detto, guai, no, guai, te sei rotto il semiasse. Noi questo tipo di problema, cara signorina, bella con le ciambelline mie, che poi me le ridai, lo passiamo tutti i giorni. Noi abbiamo, tu quando vedi uno a Roma che guida così, non è ubriaco, conosce le buche. Quell'ubriaco è quello che va dritto. Ci sono, le faccio vedere. È una gioia, no, è una gioia. E la gioia, tu cammini, ormai cammini, fai così, merda, merda, buca, buca, merda, merda, fai tutto. E poi a Roma c'è sta un'altra cosa carina, quelli col cane, col cappotto. Ci perdiamo un attimo? Gente disturbata? Uno che mette il cappotto al cane. Dai, su, ce l'ha qualche problema, sì, bravo, no? Perché tu l'hai mai fissato un cane col cappotto? Tu, Bernardo, fissa, mo Bernardo col nome sembra pure che stiamo a parlare in parente. Allora... Bernardo, fissa, aspetta, fissa il cane col cappotto, te fa così, te fa. Ti dice, quando piove mi fa mettere pure le ciabatte, il cane dice. E lo chiama, io ho i cani pure, ma chiama il cane, vieni qui da mamma, perché è tuo figlio. E il cane mi guarda, dice, mezza matta. Dice, pensa che al pomeriggio mi fa i compiti. Però il cane c'ha una cosa bella, bella, quando la gente lo porta dallo psicologo, hai sti cani dallo psicologo, che ci dovrebbe entrare il padrone del cane dallo psicologo. E il cane quando sta dentro mi fa... Però la cosa bella di Roma, la cosa bella, noi ci abbiamo bellissima, venite, Napoli è bella, Napoli sotterranea, Roma è tutta sotterranea perciò. Davvero? Roma sotterranea è bellissima perché tu entri dentro e c'è gente che sta lì da 3-4 anni. Ma sai come si chiama? Metro. Noi abbiamo una metro, tu ci ridi perché tu sei... Scusate, ditemi quando finisce il tempo e ce la fa. Come ti chiami? Massimiliano. Che lavoro fai? Imprenditore. Imprenditore, da cazzo, imprenditore. È più credibile Bernardo, perdonami.
Sei imprenditore. Che imprendi? In che cosa imprendi? Mi piace parlare con le persone, scusate. Dei ristoranti. Ah, nella ristorazione? Oh, chiudo e me ne vado, perché ho finito quel tempo, penso. Ma perché un primo costa 18 euro? No, no, ti giuro, è la roba... No, io cambio pezzo. Mi piano altri 9 minuti. La roba è così? 18 euro. Uno, 30 grammi di pasta, un amico mio ha detto, io l'assaggio per sentire se è cotta 30 grammi di pasta. E arriva il riso, vado a chiudere, è arrivato, una volta mi vado in un posto, me ne vado, ciao, in un posto, 5 tortellini. Mi dice, eccoli qua, io ho detto, te sono cascati là, i tortellini. Buona festa, buon tutto, buon tutto.